Ciao a tutti e a tutte, è un nuovo video e oggi vi voglio parlare di un materiale nuovo che non avevo mai provato e che non sapevo neanche che esistesse e che vi ho fatto vedere l'altra volta quando ho fatto il video sulle cose che avevo preso all'Hobbyshop. Allora, si tratta di una plastica che si chiama Friendly Plastic. E sono queste tavolette di plastica che si riscaldano su una nastra calda, su una teglia, diciamo, si mette sul fuoco e poi si possono modellare, si ritagliano prima, ci si fanno diversi lavori. E io ho comprato questi colori. Questo è un lilla, questo è un oro, un argento e un altro tipo d'oro. Quello veramente non è proprio un oro, è un rame. Allora, io ho fatto come primo esperimento questo anello, che poi vi faccio vedere più da vicino. Poi seguiranno degli spezzoni dove faccio vedere i vari passaggi, diciamo non tutti, perché in pratica stavo dicendo era più che altro un esperimento. Ho provato a fare questi fiorellini seguendo un tutorial che ho visto di una signora, non so se è inglese o americana, e quindi non capendo bene tutto quello che diceva, sicuramente avevo sbagliato qualcosa perché i primi tentativi non sono andati bene. Quindi, aiutata da Diana, e poi alla fine è venuto fuori questo anello. Infatti, questo anello è dedicato a lei e si chiama Anello Diana. E adesso ve lo faccio vedere da più vicino, poi ci saranno degli spezzoni dove non è che faccio vedere come faccio, diciamo che vi faccio vedere soltanto lo stampino sopra la lastra e poi dopo l'ho ritagliato, li ho sovrapposti. E poi alla fine ci ho messo uno strass e l'ho montato su questa base in filigrana, se riesco a toglierla. Aiuto. Eccolo qui, l'ho incollato sempre con la colla Asulit. Questa è una base in filigrana che mi aveva regalato Simone, piccolo Giove 89T. Ecco, adesso ve lo farò vedere da più vicino e poi stavo dicendo seguiranno degli spezzoni e una sequenza di fotografie. Ciao a tutti, un bacio. Ok, questo è il fiore, l'anello visto da vicino. Questa è la filigrana. E in pratica ho fatto due fiorellini, anzi tre, due della stessa misura. Il terzo più piccolo li ho sovrapposti, incollati e è venuto fuori questa cosa. All'inizio, diciamo, presi singolarmente non mi piacevano perché forse l'ho fatta cuocere troppo, infatti qui vedete ci sono delle imperfezioni e dove c'erano delle imperfezioni più evidenti ho messo un po' di foglia oro, l'ho messa come se fosse un materiale qualsiasi, con un goccino di missione sotto, ho aspettato un pochino e poi col pennellino mi sono aiutata e ho messo un po' di foglia oro. E questo è il risultato. Quindi ringrazio ancora Diana che mi ha aiutato e vi lascio agli spezzoni e alla sequenza fotografica dopo. Un bacione. Allora, come mi ha suggerito Diana, ho fatto scaldare prima la plastica, poi ho bagnato lo stampino e l'ho appoggiato sopra. Adesso sto aspettando che si raffreddi per poterlo rimuovere. Il primo esperimento è stato questo con il fiorellino più piccolo e ho trovato difficoltà, vedete, non è venuto tanto bene perché forse ho spinto troppo all'inizio, quindi questo
qui nei petali si era alzato, poi però mettendolo sulla fiamma diciamo che si è un po' aggiustato, però insomma il risultato non è molto soddisfacente, mentre invece quest'altro fiorellino è venuto un po' meglio. Anche questo, dopo averlo staccato, siccome per staccarlo mi sono dovuta aiutare una forbicina, c'erano dei filetti, l'ho rimesso qualche secondo di nuovo sulla piastra e diciamo che è venuto un po' meglio.